Gli anni 70 sono l'epoca degli intellettuali, Pasolini, Calvino, Moravia, l'elenco è molto lungo. Io mi sono fermato solo su un personaggio che è diventato assolutamente inattuale. Potevo scegliere Pasolini, ho scelto invece Sciascia. Ho scelto una definizione che Sciascia dà nel 1977 sulla stampa, su che cos'è un intellettuale. Uno che esercita nella società civile la funzione di capire i fatti, di interpretarli, di coglierne le implicazioni anche remote e di scorgerne le conseguenze possibili. La funzione, insomma, che l'intelligenza ha unita a una somma di conoscenze, è mossa principalmente e insopportabilmente dall'amore alla verità, gli consentono di svolgere. Ecco, che cos'è l'intellettuale negli anni 70? Esattamente questa cosa. Si tratta solo di chiosare questa frase: uno che esercita nella società civile la funzione di capire i fatti, non è semplice, di interpretarli, ancora più difficile, di coglierne le implicazioni anche remote. Pasolini, Sciascia, e di scorgerne le conseguenze possibili. È un arco di problemi molto ampio. La funzione, insomma, dell'intelligenza unita a una somma di conoscenze è mossa dall'amore della verità. L'amore della verità è il tema centrale per uno scrittore come Sciascia, a costo anche di andare controcorrente. Ma sono i due avverbi che a me interessano e mi paiono decisivi, principalmente e soprattutto insopportabilmente. Ecco, l'intellettuale è insopportabile, negli anni 70 è insopportabile, anche se è amato perché è uno scrittore, ci si riconosce in lui, ma è insopportabile. È insopportabile per sé e per gli altri. Nel 1980 esce un libro di Sciascia che voi non troverete nell'edizione dell'Opera Omnia che Adelphi farà adesso, raccogliendo tutti i testi di Leonardo Sciascia, anche testi sparsi. Si chiama Futura Memoria, scusate, si chiama Futura Memoria quello che ce n'è a raccolta. Si chiama La Palma va a Nord, questo volume che raccoglie gli interventi di Sciascia sulle questioni dell'epoca, cioè sono il caso Moro principalmente, dove fu attaccato da tutta la stampa, Eugenio Scalfari, prima ancora di leggere l'affare Moro, sulla Repubblica lo attacca insieme anche ai giornali della destra. Montanelli è assolutamente d'accordo con Scalfari nel polemizzare contro Sciascia. E c'è un conflitto tra lo scrittore e quello che è l'establishment letterario e giornalistico dell'epoca, dove non c'è più distinzione tra destra e sinistra, ma c'è una distinzione tra appunto chi vuole esercitare una funzione intellettuale di capire i fatti, interpretarli e di cogliere le implicazioni e soprattutto di scorgere le conseguenze possibili e gli altri che questo non lo fanno. Ecco, Leonardo Sciascia è un intellettuale decisivo degli anni 70, per certi tratti anche più ancora di Pasolini, perché in lui non c'è l'elemento estetico omosessuale, ma c'è un elemento politico e letterario ancora più forte di Pasolini. Ma è caduto come dire, nel dimenticatoio. È diventato un personaggio scomodo e non a caso il suo libro, i suoi libri, insomma, raccolti da Adelphi, non porteranno nessuna documentazione di questo aspetto.